Buon pomeriggio ragazzi, allora devo darvi una brutta notizia a fronte di una cosa che mi è successa, vabbè comunque vi lascio una breve clip così che possiate avere chiara l'idea. Lo vedi lì Demon Slayer? 7 ore 26 minuti 24 secondi, questa è la mia PlayStation, vedi? Simone Lugoboni scritto là sotto. Sono le 10:33 ed è ovviamente, cioè, adesso vi la prova ulteriore del 15 del 10 del 2021, quindi proprio lo sto registrando stamattina questa clip. Siccome che su YouTube ho già visto che tanti creator hanno iniziato a portare il gioco, io contavo di averlo in anteprima e effettivamente hanno già buttato fuori un macello di video, direi che l'idea migliore per portare questo gioco non sia più su YouTube, ma bensì su Twitch. Lo so, ragazzi, vi avevo promesso di portarlo su YouTube, me ne dispiace talmente tanto, ma in questo momento, visto che YouTube ha leggermente dei problemi di algoritmo per quanto riguarda l'aggiornamento del sito, penso, non posso permettermi di caricare dei video che hanno una media inferiore a quelli normalmente che già ci sono, perché posso capire benissimo chi mi viene a dire obo, non penso di guardare la serie perché chiaramente l'ho già seguita da Joseph o da chi per esso, anche perché sei arrivato in ritardo, lo capisco e ovviamente fai bene. Sarebbe controproducente anche a livello di algoritmo per il mio singolo canale, in quanto se tu fai determinati video nel lungo periodo che hanno una media inferiore ti si abbassa anche il rate di ricerca, sono dei tecnicismi. Detto questo, non voglio rinunciare per niente alla serie, anche perché sono sicuro che comunque qualcuno potrebbe dirmi, Obo, ma io l'avrei vista da te in ogni caso, e di questo ti ringrazio veramente, cioè io se potessi abbracciarti una volta ti abbraccerei 100 volte, ed è proprio per questa ragione che io non voglio deludere le aspettative di chi ovviamente ha messo fiducia in me. Quindi vi propongo l'alternativa di portarlo su Twitch. Io ripeto, avrei preferito portarla in serie di video su YouTube, ma per colpa di queste cose no. Avessi iniziato prima, come tutti, non ci sarebbe stato nessun tipo di problema nel proseguire su YouTube. Ma 3 giorni di ritardo sulla tabella di marcia, ragazzi miei, sono tantissimi, voi non avete idea. Spero che apprezziate quantomeno la mia onestà, perché questa è un'onestà lavorativa, è un'onestà che magari tu non vedi da un creator, perché sono dei tecnicismi che ti sto spiegando dietro le quinte praticamente. Ma la soluzione è quella chiaramente di portarlo in live su Twitch. Lo iniziamo a questo punto lunedì alle 15 e proseguiamo tutta la settimana finché non lo finiamo, così almeno non ci corre dietro nessuno. Mi dispiace veramente tanto, ragazzi, di non aver potuto portarlo su YouTube in questo momento, perché a livello di canale devo anche guardare questo io, visto che effettivamente è parte del mio lavoro. Grazie a tutti comunque per la comprensione, raga, vi lascio al video. Questo qui è un video super interessante. Allora, amici miei, ho deciso di realizzare questo video proprio perché volevo allacciarmi a quello che abbiamo fatto, dove abbiamo reactato e analizzato chiaramente quello che è stato il teaser della seconda parte della quarta stagione di Attack on Titan, The Final Season, proprio perché mi è stata posta veramente tante volte nei direct di Instagram, soprattutto, tra l'altro se mi voleste seguire, Obugul, anche lì trovate comunque tutto in descrizione sempre. Faccio delle belle foto. No, vedete più che altro il retroscena dei video e tutto quello che ci sta dietro. Potrebbe essere un making of interessante per chi non lo sapesse. E comunque su tutti i miei social sono sempre Obugul, quindi facilissimo da ricordare. In ogni caso, dopo l'annuncio repentino del trailer che c'è stato, le news e tutte le indiscrezioni che sono venute fuori dopo hanno fatto intuire a tutti noi fan che probabilmente ci saranno delle novità ulteriori per quanto riguarda il brand di Attack on Titan. Adesso io non so bene che cosa vogliono dire, nessuno tuttora lo sa, se ne può discutere, e questo è il video dove volevo chiaramente dedicare spazio a voi come community, dove poterne discutere bene in maniera ufficiale qua sotto nei commenti, perché lo sapete, a me piace creare unione, piace creare proprio un insieme di persone, lo faccio con qualsiasi tipo di miei contenuti, anime, manga, videogiochi, tutto quello che è. Mi piace l'interazione, mi piace sentire le idee, mi piace che voi vi sentiate al sicuro qua dentro, come gruppo, come canale, come amici. Prima però di iniziare a effettivamente scrivere la vostra opinione, mi piacerebbe però dire la mia in quanto proprietario del video e in quanto magari potrei dare un attimino una linea di, cioè di far capire un po' alla gente quelle che sono secondo me le linee di mercato che attueranno quelli di Mappa Studio, credo. In ogni caso, l'editor di Isayama, e quindi di Attack on Titan, perciò no un pezzo qualsiasi, citando brevemente quello che ha detto, oltre
Oltre all'anime, abbiamo iniziato vari meeting per gli anni a venire, quindi per favore aspettate con ansia. Allora, questa immagine, queste parole hanno fatto pensare tantissimo le persone, come vi dicevo all'inizio video. Sembra che a quanto pare ci possa essere un seguito di Attack on Titan. Fermi tutti. Io questo non voglio effettivamente dirlo, nel senso, in maniera ufficiale. Calmate i bollenti spiriti. Non si sa neanche ancora niente. Quello che io ho sempre detto è che il brand di Attack on Titan è un brand forte, è un brand che va moltissimo e quindi trovo sensato che effettivamente venga sfruttato ancora per un po' finché tira. Quindi, che cosa si potrebbe effettivamente pensare? Più che un seguito, secondo me la linea di pensiero di lavoro che intende ovviamente l'editor di Isayama nel pronunciare queste parole potrebbe essere una sorta di ampliamento, se vogliamo, di quello che è il mondo narrativo. Cosa molto bella da vedere, ma come si fa concretamente questa cosa? Con i film, con gli OAV. Allora, io mi aspetto effettivamente dei prodotti di media analoghi a quello del mondo anime e manga, quindi film, potrebbero essere anche videogiochi, che ricalcano un pochetto quello che è effettivamente Attack on Titan, per dare effettivamente l'ultimo colpo di coda che serve per magari spremere la vacca finché ha ancora un po' di latte, non so se mi spiego. Io credo che sia questa la linea di pensiero. Poi dopo, non so, io non ho partecipato a questi meeting, io non ho a che fare, sono solo l'ultimo degli stupidi probabilmente. Vi sto solo dicendo quella che è la mia opinione, basandomi su quelle che sono effettivamente le scelte di marketing che vedo possibili per il futuro di questo brand. Soprattutto la parte degli OVA, i film, no? Io mi sbaglio sempre, a volte dico OAV, a volte OVA, perché sono un po' dislessico. Ma vabbè, tutto sommato intendo proprio dei film che potrebbero magari ricalcare alcune delle figure chiave, come per esempio, non lo so, un Eren Kruger, una Yelena per esempio, molto misteriose, che effettivamente hanno una forte componente narrativa all'interno della vicenda e che secondo me vale la pena sviluppare in maniera interessante. Quindi questo credo che sia il futuro che intendano per quanto riguarda questo brand, perché qui sembra proprio che intendano Attack on Titan. Quindi più che un Attack on Titan 2 la vendetta, secondo me quella è la linea di pensiero. Poi potrebbero anche fare un videogioco univoco dove comprende praticamente tutte le stagioni, anche perché effettivamente Attack on Titan The Final Season potrebbe far intendere che non ci siano altri lavori per Attack on Titan per quanto riguarda l'animazione divisa in stagioni. Sembra proprio che effettivamente anche i ragazzi di MAPPA vogliano sviscerare meglio il discorso del finale. State tranquilli, non ci saranno spoiler in questo video per chi è solo anime only, però è chiaro che comunque, a meno che tu non abbia vissuto sotto un sasso, sai che il finale di Attack on Titan è stato comunque discusso tanto, ne abbiamo parlato molto anche qui sul canale nei video dedicati del manga, quindi insomma è un po' complessa la cosa. Però prima di effettivamente dire cambieranno il finale, non è stato detto questo, l'abbiamo già detto più di una volta, il finale non verrà cambiato, ma semplicemente verranno spiegate meglio determinate parti che magari non sono state capite bene da tanti, perché Attack on Titan è un, diciamo, una storia che basa moltissimo la sua progressione sul capire effettivamente quello che sta succedendo, cioè dà per scontate determinate cose che magari il lettore medio non comprende subito, ed è per questo motivo che arriva l'influencer o comunque il creator e spiega determinate cose, magari ci sta effettivamente. Quindi questo non va a cambiare la storia, non è che Eren sviluppa, non lo so, il teletrasporto, l'onda energetica, la tecnica della moltiplicazione del corpo, robe così, capito? Poi dopo io non lo so, perché il finale devo ancora vederlo, però cioè, da quello che hanno detto faranno così. Anche il discorso, come vi dicevo prima, del gioco potrebbe essere interessante, un gioco che possa comprendere effettivamente tutte le varie stagioni. Però comunque Attack on Titan è, ripetiamo, un brand super interessante da questo punto di vista, ma bisogna anche vedere come sviluppare a livello di gameplay tutto quello che accade poi dopo nel gioco. Non è così semplice, non è come un Dragon Ball che ci risolvi con un combattimento, si danno e basta, tipo un Tekken alla fine che picchia duro. Qua è un po' più complesso, tecnicismi che però se andiamo troppo a sviscerarli andiamo veramente fuori tema. In ogni caso, la mia opinione riguardante il futuro del brand di Attack on Titan potrebbe essere questo. Poi in realtà potremmo anche essere forse fuori tema, magari stanno anche intendendo qualcosina degli anni a venire per quanto riguarda, non lo so, brand analoghi, brand che riguardano Isayama e che volendo sta realizzando. Poi io non so se stia effettivamente lavorando a delle nuove opere, so solo che Isayama ha
ha preso comunque tanti soldi per questa, per quest'opera, non è che cioè è diventato il più ricco dei ricchi. Una parte di me crede anche che comunque la spa che si è creato, se l'è creata sì, perché i soldi volendo per farla ce li ha, ma è una mezza scammata, nel senso non è che boh, cioè uno può fare benissimo i manga e effettivamente gestire una spa, o comunque, anche perché diciamo che tutto quello che ci sta dietro per quanto riguarda i vari capitoli non è solo Isayama che li disegna. Bisogna vedere, chi vivrà vedrà. Fatto sta che sono comunque molto curioso, però ripeto, prima che effettivamente stiamo qua a urlare un Attack on Titan 2 eccetera, secondo me si riguarderanno degli OVA, anche perché diciamo che comunque i film riassuntivi delle varie stagioni sono sempre usciti, quindi ha senso che esca un film complessivo della quarta stagione, o magari un film complessivo di tutte le stagioni, però lì non lo so, forse è un po' più difficile questo. Anche perché mi ricordo, no, che c'era la snicciata anni fa, no, che questa quarta stagione in realtà sarebbe stata tipo divisa in due film, non mi ricordo, una cagata. Quindi magari ha senso che effettivamente possano fare adesso, visto che l'anime è concluso, un film. Come vi dicevo anch'io anni fa, vi dicevo è impossibile, hanno sempre fatto varie stagioni dell'anime e la vedo impossibile che cambino adesso. Può essere che facciano un film alla fine di tutto, come hanno sempre fatto fino adesso, cos'è, la freccia cremesi, quelli lì tipo. Detto questo, forse oggi uscirà appunto anche un altro video, penso alle 14:30, non lo so. Però fatto sta che comunque siamo on fire per quanto riguarda i contenuti. Domenica c'è il nuovo contenuto di Hytale, quindi molta, mi raccomando, presenti tutti perché sarà una figata. Poi lunedì c'è la recensione di Demon Slayer. Insomma ragazzi, ce n'è di carne al fuoco. Fatemi sapere cosa ne pensate. Noi ci rivediamo in un prossimo video o in una prossima live. Ciao a tutti, bolidi. Oh. Ehi, ciao ragazzi, grazie per essere arrivati fino alla fine del video. Sapete che qui ne potete trovare altri, vero? Ciao a tutti, bolidi! Alla prossima, dal pelatone più potente che ci sia.